Alberto mi ha mandato uno spot. Che cos'è questo spot? Chi l'ha realizzato, Alberto? Non lo so, me l'ha mandato in rete Martina Pastorelli, che raccoglie tante cose. Che salutiamo, io non ne so niente, lo trovo molto divertente. Sì. Ciao Martina. Ciao Martina. Sì, è divertente, è uno spot che, peccato per quelli che ascoltano la radio, però glielo raccontiamo. È uno spot di un, che poi lo sentite anche, si capisce anche il solo ascolto audio si capisce. È lo spot di un farmaco che sostanzialmente serve per renderci più idioti di quanto già siamo, no? Cioè, è un farmaco del futuro. A non pensare. Serve, Alessandro, e quello ovviamente avrai un mare di pazienti in più se va in circolo una cosa del genere. Vediamo lo spot, vediamo questa cosa che è divertente, è satira ovviamente, prego. Oggi siamo qui per presentarvi l'innovativo vaccino contro il pensiero. Zero Pens. Sei stufo di avere idee, opinioni e creatività? Bene, Zero Pens è ciò di cui hai bisogno. Grazie a Zero Pens potrai dire addio a tutte quelle fastidiose idee che ti tengono sveglio la notte. Liberati dalla creatività. Dimentica la capacità di pensare fuori dagli schemi e goditi la tranquillità della conformità. Zero Pens è stato progettato per eliminare il pensiero indesiderato, lasciando spazio solo a pensieri preapprovati e sicuri. Certo. Non preoccuparti più di avere opinioni diverse dagli altri. Zero Pens è ideale per i meeting aziendali, gli incontri sociali e qualsiasi occasione in cui il pensiero divergente è semplicemente fuori luogo. Il nostro vaccino è così potente che perfino i neuroni si rilassano e si lasciano andare. Dimentica la complessità del pensiero. Con Zero Pens diventa parte del branco. Ecco un'offerta speciale. Chiama ora e ricevi una scatola di Zero Pens Extra per il doppio del potere contro il pensiero. Fai il primo passo verso la tua nuova vita senza idee. Attenzione, Zero Pens potrebbe causare apatia, perdita di interesse per il mondo circostante e il vuoto esistenziale. Non usare Zero Pens se si desidera mantenere la propria individualità e autenticità. Chiedi al tuo medico prima di assumere Zero Pens. Non aspettare. Svuota la tua mente oggi stesso con Zero Pens. Chiama subito il numero in sovrimpressione per ordinare Zero Pens e goditi una vita senza pensieri. Ricorda, solo gli ignoranti sono davvero felici. Zero Pens per una mente vuota e un cuore leggero. Ricorda di utilizzare i vaccini solo in modo sicuro e consapevole. Consulta sempre un medico prima di prendere decisioni riguardo alla tua salute mentale. Cioè, questo è divertente. Io non so chi l'ha fatto, ma bravi, vorrei sapere chi ha fatto questa cosa. Mi piacerebbe conoscerli. Iniziamo col pensiero del medico, dello psichiatra. Che ne pensi? Che questo fa? Che ne pensi? È un spot bellissimo, devo dire. Devo dire che anche l'idea è un'idea già sostenuta un po' di tempo fa da un grandissimo scrittore che era Aldous Huxley, che parlando del nuovo mondo e del ritorno del nuovo mondo parlava esattamente di una molecola, un farmaco che si chiamava Soma, guarda caso, corpo, non somaro, che doveva avere esattamente questa funzione, cioè quella di consentire nella divisione gerarchica tra gli umani, che dovevano essere divisi in individui alfa, che erano quelle poche decine di individui che governavano il mondo, individui beta, che erano quelli a cui erano affidati poteri visibili, quindi politici, governanti, militari, tecnici, eccetera. Gli individui gamma, che dovevano essere gli esecutori, i burocrati, eccetera. E poi gli individui delta ed epsilon in particolare, i quali doveva essere lasciato alla pura libertà di sussistere, consumare come delle specie di zombie e di nutrirsi di questa sostanza, al soma, che li avrebbe resi ebeti e felici. Allora, questa è la realizzazione piena di un sogno che già 100 anni fa Huxley fece e che aveva descritto il mondo che noi oggi stiamo vivendo. Noi sappiamo chi sono gli individui alfa, basta che aprite internet e li vedete. Ho visto una foto con i presidenti e i direttori di tutte le agenzie di Washington, la CIA, la NATO, l'FBI, tutte le agenzie statali, il DARPA, il National Security Agency. Guardate caso, non vi voglio dire chi sono i loro direttori, andate a cercarveli e vedrete che appartengono tutti ad un'unica inequivocabile cordata. Sono gli individui alfa. A noi starà a decidere se vogliamo diventare degli individui epsilon che si prendono il soma
o lo zero cervello di questo bellissimo spot, ma certamente la partita che si apre di fronte a noi è semplicemente, crudamente e duramente questa. Anche perché loro, in realtà, alfa non è un termine buono per dire sono fighi, sono dominanti, no, sono semplicemente dei criminali che utilizzano... Ma che sono molto ben organizzati negli ultimi 300 anni. Che per essere alfa necessita, loro per essere alfa loro, mentre noi per essere alfa normalmente persone che hanno un minimo di consapevolezza non abbiamo bisogno del male degli altri e del fatto che gli altri non pensino. Noi anzi viviamo bene quando gli altri pensano e facciamo di tutto per farli pensare anche. Ma loro anche hanno bisogno di un potere, loro hanno bisogno di un potere di controllo, loro hanno bisogno di un potere di controllo totale. Totale e soprattutto di ebeti. Il potere si dissolve. Loro hanno bisogno di ebeti, non come noi che abbiamo bisogno di persone che pensano come noi, non come noi, che pensano nel senso che hanno acceso il cervello, come cerchiamo di tenerlo acceso anche noi. Poi possono pensare qualsiasi cosa e ci fa piacere il confronto. No, questa è gente che vuole dall'altra parte tutti idioti che seguono pedissequamente quello che loro dicono, tutti camerieri, tutti obbedienti. Vogliono gli... Tant'è vero che cani parlanti. Gli idioti chiamano cani parlanti. Gli idioti ce l'hanno pure loro, perché uno come Stoltenberg, a parte che nome nomen, che dirige il segretario generale della NATO, non è proprio una meraviglia. Certo. E anche altri, ci sono stati i direttori generali della CIA che hanno combinato dei guai pazzeschi, quindi non so che sono tutti alfa, anche no, loro. Ecco, Alberto, gli idioti nel posto di comando. Loro stessi sono esecutori. Anche loro stessi, certo, sono esecutori, non sono alfa, sono esecutori. Però, Alberto, ecco, anche su questo argomento, perché poi abbiamo visto proprio da Davos, da questa gente, a Schwab, da questi, è inutile che ripetiamo i nomi, io poi mi fa sempre un po' di senso, ripeto, ci dicono non avrete nulla e sarete felici. Però ce lo dicono a bordo del loro jet che sta consumando tonnellate di cherosene, dalla loro villa o dai loro banchetti a aragoste titillanti, come dice Diego, eccetera. Cioè, voi non avrete nulla e siete felici, io però sono felice con l'aragosta e con lo jet privato. Alberto, questo ci dice. Esatto. No, ho letto proprio ieri che un viaggio sul jet privato di Bill Gates consuma... emette più CO2 di quello che un povero cristiano come noi emette in tutta la vita con una macchina combustibile, voglio dire. E allora, ma è una cosa... E poi la concentrazione, quando fanno le riunioni a Davos, ma quelli producono CO2 per i prossimi 30 anni, ma guarda, è scandaloso questo fatto. Però la verità è che loro vogliono rimanere solo loro e noi dobbiamo andare a quel paese. Però rendetevi conto che sono stati abili. Perché hanno fatto credere i giovani che con 20 euro si poteva andare a Londra, hanno fatto credere come dire, agli operai che con 50 euro si poteva andare ai Caraibi, hanno fatto credere con l'illusione dei voli low cost e del turismo di massa che tutto era alla portata di tutti. Adesso devono tirare le briglie, lo faranno però spietatamente, non togliendo i voli low cost, ma togliendoci la libertà persino di uscire di casa, questo è il punto. Certo, il guadagno sarà da un'altra parte. Bene. E qua diventa il problema di come faremo a ribellarci, perché qua bisogna passare alla resistenza vera, che non vuol dire solo parlarne, ma agire. Certo. Questo dovremo scoprire come si farà.